Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi ti parlo di un tema che ho molto a cuore. Tra le tante attività che puoi fare qua in Thailandia, ce n'è una che secondo me merita molta attenzione. Ed è il tema degli elephant show, cioè gli elefanti tenuti in cattività. La prima volta che sono venuto a sapere dell'elephant show era al 2017. All'epoca lavoravo come rappresentante di uno dei più grossi tour operator di tutto il sud-est asiatico e spesso i clienti mi venivano a chiedere di essere portati a questo elephant show. Sinceramente non avevo molto idea di cosa fosse, però oggi voglio addentrarmi un po' più dentro il discorso e dirti sinceramente cosa ne penso e anche farti vedere la differenza che c'è tra vedere un elefante esibirsi in un elephant show o vederlo in piena libertà in un elephant camp. E per farlo ti ho portato direttamente sul posto, ti ho portato al Samui Elephant Sanctuary, uno dei più bei elephant camp di tutto il sud-est asiatico, dove gli elefanti vengono tenuti in piena libertà e dove si può avere un'esperienza diretta senza vederli esibirsi in uno show. Rimani con me, che te lo dico tra poco. Mi chiamo Daniele, sono un expat, vivo in Thailandia e lavoro nel turismo dal 2003. E nel video di oggi ti voglio parlare degli elefanti in cattività e che differenza c'è tra andare a vedere un elephant camp o un elephant show. Il primo consiglio che voglio darti, se mai verrai in Thailandia, è di non andare a vedere gli elephant show. Per la maggior parte del tempo questi animali vengono tenuti in cattività, ovviamente sono incatenati, ed in molti casi subiscono anche delle torture. Negli elephant show l'unico scopo per questi animali è quello di esibirsi, quello di intrattenerti facendoti uno show, o in alcuni casi anche magari di portarti sul loro dorso, e ovviamente a discapito della loro felicità e della loro libertà. Quello che invece mi sento di consigliarti proprio col cuore è che se vuoi vedere questi animali, se vuoi avere un contatto diretto con loro, vai a vederli in un elephant camp. Solo negli elephant camp potrai vederli veramente liberi e felici. Tra l'altro, se prossimamente stai pensando di venire in Thailandia o anche a Koh Samui, ti consiglio di iscriverti al gruppo Vacanze in Thailandia, che trovi qua sotto nella descrizione. Nei prossimi giorni, mesi, settimane, condividerò quello che secondo me sono le migliori esperienze da fare sul posto, i miei migliori consigli di viaggio ed anche le offerte di viaggio di chi lavora nel settore. Quindi perché no, approfittane e ci vediamo dentro al gruppo. Detto ciò, ti dico perché dovresti andare a vedere un elephant camp piuttosto che un elephant show. Negli elephant camp ovviamente gli animali non sono tenuti in catene, sono liberi, vengono accuditi, vengono trattati bene, mangiano bene, camminano, socializzano, fanno il bagno e si godono la vita che meritano. Oggi sono proprio qui, al Samui Elephant Sanctuary, e devo dirti che la sensazione che ho vedendo questi animali in un elephant camp è proprio quella di vederli liberi e felici. Sto facendo questo video perché il messaggio che voglio che passi è quello di promuovere un turismo sostenibile. Come turismo sostenibile intendo quello di promuovere un turismo etico, dove tu, che vieni nel sud-est asiatico, sai esattamente dove stanno andando a finire i tuoi soldi. E nel caso degli elephant camp parliamo di sovvenzionare persone ed associazioni che amano e rispettano questi animali. A proposito, sei mai stato in uno show degli elefanti dove questi poveri animali sono costretti a esibirsi e per la maggior parte del tempo rimangono in catene? Fammi sapere, lascia un commento. Purtroppo la realtà è che ci sono ancora molte agenzie locali che promuovono questo business degli elephant show. Quello che invece ti consiglio vivamente è di affidarti ad agenzie o a persone serie che hanno come unico obiettivo quello di farti avere un'esperienza unica di viaggio. Pertanto, se mai verrai in Thailandia, e lo ribadisco, affidati a persone competenti. Così facendo, oltre a guadagnarne in esperienza di viaggio, darai anche un enorme contributo a cambiare questo tipo di immagine, questo stereotipo che molte persone ancora hanno, che è quello di andare in Thailandia e andare a vedere un elefante che si esibisce in un elephant show, che fa uno spettacolo o che magari ti può portare sul suo dorso. Dimmi la verità, ti farebbe piacere sapere che i tuoi soldi stanno contribuendo allo sfruttamento di questi poveri animali? Lascia un commento. E infine concludo augurandomi che questo video possa servire in qualche maniera ad educare le persone in generale su un tema così importante. Sono sicuro che ogni scelta può fare la differenza e sarebbe veramente bello se anche tu nella tua prossima vacanza potessi contribuire al sostentamento del turismo etico di questi elefanti. Se il video ti è piaciuto, ti invito come al solito ad iscriverti e a lasciarmi anche un like. Da parte tua sarebbe un bel modo per sostenere il canale e anche video come questi. Ti ringrazio come sempre per aver visto il video e se ti andrà, ci vediamo nel prossimo. Ciao!